questa presentazione quest'anno per presentare il nuovo direttore. Forse la novità del premio per ogni anno tutti si chiedono adesso chi è il nuovo direttore, perché stiamo cambiando forse troppo rapidamente, ma anche Mario Stefano per necessità professionale aveva detto che avrebbe garantito un anno, così siamo un anno, quindi siamo al terzo direttore in tre anni. Però ho visto che i cambiamenti hanno portato degli ottimi risultati, quindi se questo da tanto è un impegno sicuramente per lui, mi diceva sarà difficile riconfermare i risultati di quest'anno, ma ci stiamo lavorando e credo che altrettanto bene si riuscirà a fare anche in questo 2016 che si prospetta. È stata un'edizione bellissima, io devo ringraziare Mario Stefano, Empatia, tutte le ditte, quanti hanno collaborato, le associazioni, Hostage, perché questa sera siamo partiti da qui, perché è una delle sedi in cui solitamente durante il premio facciamo delle iniziative, e quest'anno fra l'altro si aprirà l'edizione, diciamo, invernale, per così dire, con un concerto sabato sera che offriremo alla città, quindi è un motivo in più per essere qui, è un motivo per coinvolgere, diciamo, quei locali che durante l'anno ci aiutano nelle manifestazioni. Dicevo, è stata un'edizione bellissima, quella appena trascorsa, per i numeri, avete visto 37 nazioni presenti, non si era mai verificato, tanti concerti, tanti concorrenti soprattutto, in due categorie, Piffe in prima maniera e poi nella categoria D, ci hanno messo anche in grossa difficoltà, in crisi, costringendo ad anticipare rispetto ai giorni classici l'apertura un giorno in anticipo, quindi abbiamo chiesto ai concorrenti che provenivano un po' da tutto il mondo di anticipare l'arrivo, lo hanno fatto, ma nella categoria D abbiamo avuto 34 partecipanti, quindi un record che ha costretto le giurie, anche lì le giurie sono stati su numeri record, mai avevamo toccato, superato i 50, siamo arrivati a 51 giurati per 4 giorni, questo proprio dovuto anche ai numeri. Pensate che i giurati della categoria D, che solitamente in passato valutavano anche altre categorie, sono stati costretti per 3 giorni ad ascoltare solo i concorrenti iscritti nella categoria D. Ma questo è un bene, evidentemente abbiamo fatto quel salto di qualità e questo grazie a chi si è avvicendato in questi anni. L'altra cosa che è stata apprezzata ed è piaciuta tantissimo, i concerti aperitivo, è stato un modo per confrontarsi con il mondo, perché abbiamo permesso ai concorrenti che vincono negli altri concorsi di essere qui a Castelfidardo e ai nostri concorrenti di andare in giro per il mondo. E quest'anno con Christian Riganelli, che ho chiamato, era un po' titubante perché mi ha detto proprio questo, dice sai, dopo risultati così, io ho detto è una sfida anche questa, io per quei mesi che mi restano il concorso lo imposterò io, anche se fra 6 mesi non sarò più alla guida di questa città, però l'impostazione viene fatta in precedenza, anche perché poi i concorrenti devono prepararsi e impostare anche gli arrivi secondo le nostre scelte. Quest'anno la prima cosa che abbiamo deciso di fare è accogliere una richiesta che è arrivata dalla CIA, una federazione internazionale mondiale, anzi, di fisarmonica, hanno un concorso a Rostov, mi diceva Mirko un attimo fa, ci siamo sentiti con gli organismi massimi di questa associazione, ci hanno chiesto di spostare in avanti di una settimana la nostra manifestazione. Sapete che questa è un po' quella che fa da traino, la nostra data poi permette a tutti di adeguarsi sulle date degli altri concorsi a livello internazionale, quindi anche quest'anno che ci siamo, prossimo anno che ci siamo spostati, la data è programmata è dal 22 al 25 di settembre, quindi saremo una settimana avanti. Tutti gli altri concorsi si stanno spostando, quindi noi lo stiamo pubblicizzando e soprattutto siamo in procinto adesso di chiudere il bando di concorso. Entro fine dicembre il bando verrà dato diciamo su internet, sui mezzi di comunicazione ai concorrenti di tutto il mondo e poi gli altri si arriveranno. Quindi ecco, la prima novità è lo spostamento in avanti della data, ma di massima è stato impostato tutto, io dico sempre squadra che vince non si tocca, impostazione che vince non si tocca, si migliora. Quindi i miglioramenti sono stati sulla World Music, poi entreranno nei dettagli Christian tra un attimo, abbiamo alleggerito la World Music, ma abbiamo visto che quest'anno la scelta di fare le esibizioni delle categorie in piazza è piaciuta tantissimo alla gente, verrà ripetuto anche il prossimo anno e la prima serata non sarà all'Astra, tempo permettendo, lo faremo in piazza, quindi la World Music è musica popolare, quindi di facile ascolto,
verrà fatta in Piazza della Repubblica, quindi dovrebbe essere la metà, tempo permettendo, altrimenti si andrà all'Astra nel modo classico. Ci siamo concentrati solo con musiche per la categoria unicamente di gruppi, abbiamo visto che i solisti non tendono a mettersi in, a confronto, ce ne sono stati pochi quest'anno, anche la prima edizione, quindi ci siamo concentrati sui gruppi. Questo per il giovedì. E verranno riconfermati, dicevo, i concerti aperitivo, e anche in quel caso altre manifestazioni con cui ci siamo gemellate ma andranno in loro concorrenti, quindi sarà un confronto anche quello continuo. E dicevamo un attimo fa con Chris, ci siamo visti prima di presentarci a voi, e confermeremo anche diciamo la composizione che chiediamo ai conservatori, la string string, perché comunque i conservatori hanno partecipato l'anno scorso 5 conservatori italiani, ma soprattutto stiamo facendo fare didattica, nel senso vengono fatte partiture, non c'è delle composizioni appositamente per fisarmonica ed orchestra o quartetto, in questo caso di accompagnamento. Ecco, continuando su questo aspetto cerchiamo di fare didattica, quindi di dare partiture e spartiti per i musicisti in tutto il mondo. Azzeccatissima, credo, lo scorso anno il pezzo d'obbligo scritto da Roberto Molinelli, bellissimo, che con gli amici di Chuck stiamo cercando di poter sfruttare. Adesso a breve, se Molinelli non registrerà questo pezzo, saremo costretti ad andare su altre scelte musicali, ma vorremmo fare un minuto e mezzo di colonna sonora, se quella è la partitura ben venga, e dovranno essere montate dagli appassionati immagini sulla nostra città, intanto per partire quest'anno. Quindi questa sarà la novità, con un premio che metteremo e verrà proiettato in anteprima durante la notte della musica. Questa sarà una delle altre novità. Perché la scelta, sto saltando quella, ma perché la scelta è arrivata, poi passo la parola a lui, a Cristian Rigarelli, perché è un giovane nato a Recanati, frequenta la nostra città, l'ho nominato lo scorso anno direttore del nostro museo della fisarmonica, sta dando molto a Castelfidardo, credo che sia un personaggio che conosce bene il settore, conosce bene le nostre aziende, i nostri personaggi, con pregi e difetti di tutti, compresi i miei. Quindi ecco, con lui credo che saremo in grado di dare una buona proposta di qualità anche per la 41esima edizione. Lavoreremo per riportare i grossi numeri anche nel 2016. E già siamo in contatto con un concorso italiano che ha spostato proprio la data attaccandosi a noi per veicolare su Castelfidardo gli arrivi internazionali che loro avranno, quindi sarà un modo per portare e allargarci. So che dalla Cina, avendo visitato quest'anno la nostra edizione, alcuni esponenti importanti ci hanno già contattato chiedendo di partecipare in massa dalla Cina, quindi questo credo che aprirà ulteriormente alle nostre aziende opportunità produttive di vendita, perché poi ricordiamoci, tutto facciamo, ma tutto viene fatto per le nostre aziende, è la nostra immagine sicuramente, ma cerchiamo di far lavorare le aziende, e questi numeri veicolano tanti personaggi, quindi ci sono tante opportunità, quindi ecco, le aziende penso che hanno colto, e in questi ultimi anni devo dire ci sono sempre venuti incontro anche sugli aiuti economici. Io dico quanto spendiamo, noi quest'anno abbiamo speso per la manifestazione 120.000 euro, l'anno scorso, gli anni precedenti sui 110, quindi non ci siamo svenati più di tanto, ma un terzo arriva dagli sponsor, un terzo dal comune e un terzo ci arriva dalla regione, Camera di Commercio. Anche la Camera di Commercio credo che, già ce l'avevano detto quest'anno, ripresenteranno quel progetto per la regione Adriatico Mediterraneo Ionica. Quindi i comuni, le regioni che si impongono davanti alle Marche, quindi oltre all'Italia il premio escluso italiani, quindi abbiamo Slovenia, Grecia, eccetera, sono 7 nazioni se non vado errato, questi avranno un premio speciale e quindi un incentivo anche a loro per venire, un premio in più riservato ai gruppi e ai migliori solisti, quindi è un modo per far vedere che l'Italia crede in questi progetti di apertura con i confini. Diciamo di numeri, allo scorso abbiamo avuto 167 iscrizioni contando i gruppi singolarmente, che corrispondono a 450 concorrenti. Non era mai successo, ma soprattutto l'indotto, il giro che c'è. Da qualche anno si vede che la città vive il premio, anche la notte della musica ci aiuta a coinvolgere Castelfidardo,
i ristoranti e la città con degli scamotaggi che abbiamo trovato, quello dei buoni pasto per tenerli qui sulla nostra città, e hanno apprezzato lo sforzo. È una festa e soprattutto si respira internazionale, poi sia alle aziende, e ringrazio per la loro presenza questa sera, penso che in questi anni hanno sempre hanno visto crescere questo evento. Ecco, con Cristia cercheremo di dare ancora di più. Una delle caratteristiche, spero che non ho detto tutto, perché sennò quasi tutto, ma poi entriamo in dettaglio, è quello di abbiamo incentivato ulteriormente i nostri concerti in giro per il mondo. E in Italia per i concorrenti italiani, ma anche in giro per il mondo, perché vinci un concorso importante come quello di Castelfidardo, ma poi alla fine finisce lì. Invece il prossimo anno il vincitore del PIF avrà 4 concerti, da Mosca, Belgio, Portogallo. Se fosse italiano ce ne avrebbe 5. Se fosse italiano ce ne 5, perché abbiamo messo uno speciale per i concorrenti italiani iscritti nella categoria PIF. Quindi ecco, il valore aggiunto è questo, sono 13 concerti, che per l'organizzazione è un costo immane, perché noi paghiamo, soprattutto chi va all'estero, paghiamo l'aereo, quindi avendo la fisarmonica paghi 2 biglietti, però è un bel biglietto da visita per Castelfidardo, soprattutto ti veicola l'immagine di Castelfidardo in giro per il mondo. E i concorrenti quest'anno che sono venuti, in qualche caso l'abbiamo visti a Monza, l'abbiamo visti ad Alcobasa in Portogallo, quindi questi sono i messaggi che all'inizio qualcuno non aveva neanche apprezzato, poi abbiamo visto che i risultati ci sono stati e sono stati più che soddisfacenti. Io mi fermo qui e ringrazio Mario Stefano, l'ho fatto più di una volta questa sera, che non poteva essere presente questa sera, ma avremo modo di riaverlo qui nella nostra città prossimamente, e soprattutto un in bocca al lupo a Cristian, dicendo che sta tranquillo, per altri 6 mesi ci sarò al tuo fianco, lavorerò come se fosse l'ultimo giorno del premio e poi lascerò a chi arriverà l'opportunità di lavorare. Anche io il primo anno che sono entrato e sono diventato assessore alla cultura mi ero trovato un premio impostato, quindi è così, è la prassi, però cercheremo di fare un bel progetto per non far rimpiangere, e uno dice ma quel 40° è stato unico, no? Deve essere un punto di partenza ma non un punto di arrivo per la città, per le nostre aziende, per i nostri produttori. Ecco, mi fermo qui, passo la parola a Cristia, ti puoi presentare per chi non ti conosce, ma credo che ti conosco. Sì, buonasera a tutti, grazie per la parola, grazie al sindaco, grazie a voi che siete intervenuti. Sono Cristia Recanelli, molti mi conoscono, recanatese, insegno qua alla scuola civica di Castelfidardo, ringrazio anche il direttore che è presente, sono scordato prima. L'unico pianista in platea, il resto lavorano e si occupano di fisarmonica. L'unico che non lavora. L'unico. Sto scherzando. Lavora tanto e se ne vedono i risultati. Per grazie al sindaco. Com'è? Si sente? Si sente. Grazie al sindaco per questo incarico molto importante, molto prestigioso. E è un grande onore, un grande onere. E per questo motivo già da qualche settimana che ho avuto l'incarico già stiamo lavorando alla grande. Come diceva il sindaco, ho lavorato subito sui concerti premio perché mi sono messo un po' dalla parte dell'artista. L'artista, a parte la borsa di studio, i soldi, ha bisogno di suonare, lo scambio con altre realtà, con altri musicisti. Quindi abbiamo aumentato moltissimo concerti premio e soprattutto in realtà non prettamente fisarmonicistica, perché spesso venivamo accusati un po' di essere un mondo chiuso, un mondo a sé stante. In realtà siamo musicisti, quindi ci dobbiamo confrontare con le altre realtà. E quindi ho introdotto, adesso ve ne parlerò anche di alcuni concerti premio in rassegne, festival locali e non, dove spesso e volentieri la fisarmonica non c'era mai stata. Quindi un'apertura un po' verso il mondo della musica in generale. Come diceva Mirko, la terza prova, quindi per la categoria concertisti è riconfermata la terza prova con l'orchestra. Stiamo in questi giorni formalizzando un accordo col Conservatorio di Fermo, Giovan Battista Pergolesi di Fermo, che ci fornirà l'orchestra e il direttore, quindi l'orchestra d'archi, e il compositore che sarà invitato quest'anno a scrivere il brano è Fabrizio De Rossi Re, compositore romano che già ha scritto per fisarmonica, conosce bene questo strumento, ed è un compositore che lavora tantissimo, ha scritto migliaia e migliaia di composizioni per il cinema, per il balletto, per la televisione, per spot pubblicitari. È un compositore che ha un linguaggio molto fresco e molto accattivante. Lui ha recepito questa,
questa sfida molto volentieri, e quindi scriverà per noi un brano dal titolo White Shadows. Fabrizio De Rossi Re lavora in esclusiva per la RAI e quindi sarà editato dalla RAI. Nei mesi di febbraio-marzo dovrebbe essere già disponibile sul sito. Quindi i concertisti si cimenteranno con questa terza prova, in questo brano per fisarmonica solista e orchestra ad archi. Abbiamo riconfermato molti concerti premio che c'erano l'anno scorso e poi ne abbiamo integrati. Quindi è riconfermato per i concertisti Mons in Belgio, il concerto in Serbia, in Portogallo. Abbiamo aggiunto questo gemellaggio con l'Accordion Plus di Rostov, quindi un concerto in più a Mosca. E poi ho inserito alcuni concerti premio per gli italiani per incentivare, per stimolare, per dare fiducia proprio alla scuola italiana che sta producendo molto. Quindi sono in contatto con due festival a Roma, dovremmo concertare insomma questo concerto premio, però per il miglior italiano ci sarà la possibilità di suonare appunto a Roma. Ripeto, in contesti dove spesso la fisarmonica non era mai entrata. Questo ci tengo a sottolinearlo perché noi musicisti spesso, a me capita spesso di suonare in queste realtà, e ancora guardano lo strumento come dire cos'è, non l'avevo mai sentito. Quindi dobbiamo fare secondo me ancora tanto opera di diffusione, divulgazione, non solo tra di noi, ma anche ecco, appunto aprirsi a realtà musicali in generale. Poi per la categoria D abbiamo in trattativa un concerto a Klingenthal e al migliore italiano un concerto premio all'Ascoli Piceno Festival, che molti non conoscono, ma è un festival di 30 concerti che si svolge da settembre-ottobre, 30 concerti di cui la metà sono artisti provenienti da ogni parte del mondo, dove io quest'anno per la prima volta ho suonato da fisarmonicista e ero l'unico fisarmonicista che aveva suonato in questa realtà. Categoria E, anche qua un concerto con gli amici della musica di Potenza Picena. Categoria F, un concerto nella provincia di Cuneo, nella rassegna concerti d'estate. Categoria H, un concerto in collaborazione con il Museo della Fisarmonica. La categoria I, abbiamo riconfermato Montmagny in Canada, che ha la varietà fino a 18 anni. E al migliore italiano, un altro concerto a Castelvetro, Modena. Per la categoria M, quest'anno abbiamo voluto, come accennava il sindaco, valorizzare la world music per quanto riguarda i gruppi. L'anno scorso, anche 2 anni fa, i solisti avevamo avuto poche iscrizioni, quindi quest'anno cerchiamo di incentivare e di stimolare appunto la partecipazione dei gruppi. Gruppi significa dal duo al quintetto, sestetto, ottetto. E per il vincitore ci sarà un concerto premio all'Adriatico Mediterraneo Festival di Ancona. Tutti questi concerti ovviamente si parlerà del 2017. Ecco, quindi siamo a circa 13 concerti premio, esattamente. Vi ho parlato della terza prova e cosa molto importante, sono in contatto con Radio 3. Radio 3 sapete che è una radio che trasmette musica a 360 gradi, in particolare dirette dal Quirinale, dirette alla Scala di Milano e via dicendo. È una radio dove alcune trasmissioni sono specialistiche per la musica classica contemporanea e l'obiettivo è quello di avere una finestra, uno spazio che si dedichi proprio al nostro festival, magari invitare i tecnici RAI e fargli assaporare la fisarmonica a 360 gradi, come poi si sente girando un po' nei 3-4 giorni del Festival di Castelfidardo. Riconfermata, come diceva il sindaco, Accordion String, quindi questo per stimolare, per incentivare la didattica, ma soprattutto non solo la didattica compositiva, ma per aumentare il repertorio. Quindi noi fisarmonicisti, essendo uno strumento giovane, ha bisogno di repertorio, di materiale nuovo, fresco, ha bisogno anche di ragazzi che scrivano perché scrivere per uno strumento significa poi conoscerlo. E quindi cerchiamo di mantenere, ecco questa è una novità che aveva portato l'anno scorso Mario, in continuità proprio con il lavoro di Pietro Varchi, abbiamo riconfermato questo accordo in string.
penso di aver detto parecchie cose. Poi ecco, ripeto, sono 4 settimane che lavoriamo, quindi in 4 settimane alcuni devono ancora prendere tempo, la riconferma. Non abbiamo lavorato sulle concerti del sabato o gli eventi durante la settimana perché ancora è prematuro, però l'idea ce la siamo fatta, insomma, di come impostare, come dicevo. Cercheremo anche in questa edizione di non sovrapporre le cose. Io credo che hanno apprezzato gli ultimi 2 anni chi arriva da fuori, che volendo possono seguire tutto spostandosi da San Francesco, Sala Convegno, eccetera, mentre negli anni passati erano a cavallarsi di iniziative e magari di poca qualità. Abbiamo puntato su pochi eventi ma di grande qualità, non sovrapposti, quindi chi vuole riesce a seguirlo. Quindi l'anno scorso abbiamo sovrapposto pochissime cose, ma erano anche di generi diversi, tipo quando ci sono stati gli inglesi con musica contemporanea. La musica contemporanea non è magari apprezzata da tutti o gradita da tutti, ma ci sono degli appassionati e va comunque proposta in un contesto come quello nostro. Allora abbiamo sovrapposto, ma abbiamo avuto il pieno da una parte all'altra, quindi ecco, quindi l'impostazione dovrebbe restare questa. Sì, i contenitori ovviamente da riempire sono tanti, dal concerto aperitivo delle 12 che quest'anno ha avuto un gran successo in collaborazione con la Scuola Civica, fino al concerto delle 18, delle 19, delle 22 a San Francesco, quello ufficiale all'Astra. Quindi ancora stiamo lavorando e mettendo i tasselli, però ecco, l'obiettivo ovviamente è sempre quello di tenere alta la qualità prima di tutto. I numeri, chiaramente i numeri di quest'anno sono stati veramente alti, veramente grossi, quindi chiedo anche l'aiuto di voi aziende che frequentate, che conoscete i musicisti, sia italiani che stranieri, quindi ad invitare e a stimolare veramente la partecipazione al festival, perché è un contesto, ne parlavo anche poco fa con giurati che non hanno mai vissuto il mondo, il settore della fisarmonica, che sono rimasti veramente impressionati positivamente da un festival di questo tipo, insomma. Quindi ecco, credo di aver detto quasi tutto, insomma. Ecco, l'ultimo invito è a restarci vicini e a darci anche suggerimenti, perché sì, la cosa più facile è criticare ma non suggerire niente. Invece qui devo dire che in questi anni abbiamo cercato di raccogliere anche suggerimenti, anche le critiche, se sono costruttive, altrimenti criticare per criticare ci trova come un muro di gomma, li respingiamo tranquillamente. Suggerimenti, esatto, e segnalazioni anche di eventuali musicisti. Io ultimamente ho contattato tantissimi musicisti che viaggiano all'estero per lavoro, suonano, mi hanno segnalato dei nomi che io sinceramente non conoscevo, che forse a Castelfidardo non ci sono stati mai. Adesso vedremo se riusciamo a invitarli. Ovviamente sto parlando di fisarmonicisti che magari vivono nel profondo sud del Brasile, che però sono dei talenti spaventosi. Quindi invito anche voi, vedo qua, insomma, persone che viaggiano tantissimo, a segnalarci, a darci una mano anche in questo senso, insomma, per avere appunto a Castelfidardo sempre una ventata di novità e di freschezza a livello fisarmonicistico. Io penso che possiamo chiudere qui. Se avete qualche domanda, siamo qui. Io vedo Cecilia, che ringrazio per il resto del Carlino. Se avete qualche domanda da fare o qualcosa in dettaglio, possiamo entrare, altrimenti e vi congediamo con un aperitivo. Ringraziamo Hostage dietro, benissimo. Ringraziamo Hostage per l'ospitalità, ringraziamo voi per il tempo che ci avete dedicato e ribadisco, la manifestazione cresce se credete in noi, se credete in quello che stiamo facendo, perché con lo sforzo reciproco i numeri stanno diventando questi. Con lui stiamo facendo una cosa. Alla nostra manifestazione nell'arco dei 40 anni è mancato un punto di visualizzazione internazionale televisivo. Sarà difficilissimo, ma già se partiamo dalla RAI per avere dei passaggi anche radiofonici, credo che sia la prima volta che riusciamo un po' a venire fuori dal guscio. È una manifestazione grande, ma resta piccola forse. E io credo che anche la regione qualche volta ha fatto fatica a comprendere che cosa e i numeri di cui siamo capaci di offrire. Quest'anno, pensate, dove abbiamo mandato i ragazzi ospitati, e questo lo abbiamo riconfermato anche per la prossima stagione, i ragazzi che verranno, i primi che si iscriveranno, avranno gli stranieri per agevolarli, perché comunque sono costi importanti per loro, gli aerei e muoversi, ancora 2 giorni di ospitalità. Quest'anno siamo riusciti a riempire 2 strutture lungomare di campeggio, quindi a prezzi anche molto bassi,
ma è stata proprio una festa e i numeri erano questi, quindi cercheremo di ripeterci per dare quantità, ma soprattutto la qualità, che a Castel Fidardo non è mai mancata. E se riusciamo a fare un passo diciamo a livello televisivo o radiofonico, soprattutto in questo primo passo importante, è un passo in più che si andrà ad aggiungere e sarà un motivo di lavorarci per chi arriverà da qui ai prossimi 5 anni. Ringrazio Cristian per questa scelta che ha fatto. A un certo punto dico, speriamo che non mi dica di no, invece è una sfida anche per lui. Ti sarò a fianco per questi 6 mesi. Se lavoriamo bene come abbiamo cominciato, credo che i risultati si vedranno nell'interesse della città. Chiudo qui, grazie a tutti, proseguiamo. C'è qualcosa, Vincenzo, che ti vedo? No, volevi dire qualcosa? No, ho visto che... No, devi stare attento, come all'asta, che quello fa, magari fa così, dice sì a lei, ha giudicato. Niente. Quindi finisce qui, grazie a tutti e proseguiamo, e soprattutto per gli appassionati, per i ragazzi, sabato sera qui alle 22.30, il primo evento del PIF 2016, siamo in anticipo, ma anticipa il PIF 2016. Grazie a tutti, buona serata e grazie della presenza. Buonasera, grazie.